E sono 45 minuti dopo le 22 e allora si è parlato e si sta parlando tanto di questo Franco coloniale e allora chi meglio anche di Nicoletta Forcheri ce lo può spiegare. Vado subito a salutarla. Buonasera Nicoletta. Buonasera, mi sentite bene? Sì, ti sentiamo benissimo. Grazie, grazie di essere qui con noi. Allora, diciamo che fino a ieri o all'altro giorno, insomma, se ne parlava giusto poco a livello mainstream, no? C'era stata l'intervista di Mohamed Konaré per BioBlu, poi lo stesso Konaré aveva parlato con una trasmissione di Rai 2. Nicoletta, tu comunque per prima ne avevi parlato nei mesi scorsi. Quello che ti chiedo subito di partenza è per farci capire di cosa stiamo parlando, no? Visto che poi anche i giornali mainstream oggi l'hanno affrontato in modo così un po' subdolo questo argomento, addirittura arrivando come il Butak, ma anche il nuovo giornale online di Mentana Open sostanzialmente ecco, ha negato, no? Quello che anche Di Maio ha detto nei giorni scorsi. Allora, questo franco coloniale che cosa è e quanto incide anche sulla povertà, sullo sfruttamento dell'Africa, di alcune zone dell'Africa? Beh, innanzitutto comincio col dire che oggi devo veramente confessare che mi sono sentita triste, molto triste da europea nel vedere il patto franco-tedesco. So che sembrerà che non sembra, cioè che non c'entra niente, ma c'entra. Perché qua abbiamo un paese che in Europa in tutti questi anni ha sempre fatto quello che gli pareva, nel senso ha sempre avuto l'Europa ha sempre avuto due pesi e due misure nei confronti della Francia. Quindi questo atteggiamento qua di siglare un patto di mutua assistenza militare in caso di attacco, proprio come, cioè, a parte che è da guerra fondai, ma poi è completamente incompatibile con la costruzione europea, che ha già una politica europea della sicurezza estera comune, cioè la PESD. E quindi già cominciamo col dire questo. Perché io mi sono interessata di Franco CFA a partire dal 2014, e a partire da quell'articolo che faceva di titolo, un articolo di un africano che faceva il Cutonin, che faceva di titolo La tassa coloniale, che poi è stata ripresa appunto da chi vuole far passare la cosa per una bufala. In realtà non è affatto una bufala, è tutto documentato sui siti ufficiali francesi, ad esempio sul sito della Banque de France, come ho spiegato all'intervista di BioBlu. Praticamente è tutto spiegato, e la Banque de France nei suoi documenti spiega per filo e per segno questa zona che chiama zona franca della France-Afrique, della Franca-Africa, e praticamente non è l'unica zona cioè che fa capo e che fa riferimento alla Francia, non è l'unica zona valutaria, perché c'è anche il franco del CFP, il franco coloniale del Pacifico, che poi adesso si chiama in un altro modo perché poi hanno edulcorato il tutto cambiando i nomi, e poi c'è anche l'euro stampato direttamente dal Tesoro e dalla Banque de France insieme per tutte le regioni ultraperiferiche d'Europa, che sono le vecchie colonie, cioè sono le colonie francesi. Euro che vanno direttamente a finanziare i tesori di quei paesi,
contrariamente a quello che noi facciamo, perché noi non possiamo farlo proprio per divieto dei trattati. Noi non possiamo, cioè la nostra banca centrale, che come sapete non è nostra perché è privata, non può finanziare direttamente il tesoro, e il tesoro deve finanziarsi sui mercati, no? Cioè deve vendere i suoi titoli a queste banche private che riforniscono poi lo Stato, cioè il tesoro di moneta. Allora, torniamo adesso al franco africano. Il franco africano è una moneta praticamente stampata dalla Francia, no? Qualcuno ha messo in discussione questo fatto, invece è proprio stampata in Francia, cioè le banconote sono stampate in Francia, a Chamalières, vicino a Lyon, e praticamente prestate a tre zone valutarie che la Francia ha costituito a partire dalla Seconda Guerra Mondiale e in tutto il dopoguerra, sempre con la scusa dei buoni sentimenti nei confronti degli africani, sono tre zone valutarie con tre banche centrali: l'Africa occidentale, la zona dell'Africa occidentale, la zona dell'Africa centrale e le Comore. Allora, tu mi hai chiesto, no, in cambio di questo, diciamo, in cambio di questa distribuzione di banconote e di crediti, quindi di prestiti e di crediti, queste banche centrali sono costrette a depositare presso dei conti di operazioni, si chiamano così, del tesoro. Il 50%, a partire dal 2015 il 50%, perché prima era il 100%, poi il 65%, adesso il 50% di tutte le riserve valutarie dei paesi facenti parte di questa France-Afrique, di queste zone. Quindi il 50% delle valute, cosa vuol dire? Che il 50% di tutte le esportazioni, perché le esportazioni si fanno in dollari, in euro e in altra valuta, va in questo conto del tesoro, e le cui destinazioni sono segrete, cioè non si può sapere che cosa poi il tesoro francese fa di queste riserve. Ora, il restante 50% rimane di sicuro presso i conti delle tre banche centrali. La Francia che cosa esige? Esige che il 20% della copertura del valore delle banconote e dei crediti in CFA sia garantito, nel senso che se quei conti di riserve valutarie scendono al di sotto del 20% della copertura, cioè dell'equivalente corrispettivo in CFA, allora scatta questa clausola di rastrellamento, che vuol dire che la banca centrale della zona dove il paese è andato sotto nelle riserve costringerà quel paese a rastrellare tutte le valute, anche gli ori, presso gli istituti pubblici e privati di quel paese. E c'è proprio scritto nero su bianco su un documento che io ho davanti ai miei occhi della Banque de France. Ecco, Fabio, non C'è, so che cosa. secondo te c'è una relazione, no, tra questo Ah, sì, questo sfruttamento sì. e gli sbarchi? Allora, di sicuro c'è una relazione tra il fatto che 13 di questi 15 paesi sono considerati dal Fondo Monetario Internazionale i PMA, i paesi meno avanzati al mondo. Quindi chiediamoci perché, cioè nel senso. Sugli sbarchi, ho guardato un po' le statistiche. Ho guardato un po' le statistiche fornite dal Ministero dell'Interno. Effettivamente è vero che non provengono
tutti da lì, ma molti provengono anche da lì e comunque lì basta chiedere, diciamo, agli africani che magari sanno meglio. Ho visto le rotte, cioè alcune rotte comunque vengono dal Burkina Faso, dal Senegal, cioè vengono da quei paesi, non vengono solo da quei paesi, questo è vero, però molti vengono da quei paesi. Ora, bisogna tener conto anche di un altro fatto, che dopo la Seconda Guerra Mondiale anche il Marocco, il Libano, la Tunisia e l'Algeria facevano parte di questa zona, poi ne sono usciti, però sono rimasti fortemente sotto la sfera di influenza francese. Come abbiamo visto, non, come se non bastasse, cioè non è bastato, alla Francia ha voluto dichiarare guerra alla Libia perché Gheddafi aveva delle velleità di, diciamo, di costituire un movimento, velleità o intenzione ferma piuttosto, di costituire un movimento africanista, e ha anche previsto l'emissione di una moneta, il dinaro d'oro, cioè coperta dall'oro. Questa è una delle ragioni per cui è stato, diciamo, attaccato e poi ucciso. Questa sera l'ha detto la Meloni, ma comunque citando una mail della Clinton in cui si parla delle ragioni per cui la Francia voleva attaccare la Libia, che noi abbiamo diffuso comunque da anni fa. La reazione della Francia come ti è sembrata? Non so se tu che conosci benissimo chiaramente il francese, non so se hai avuto modo di leggere qualche fonte anche francese per capire anche come è stata accolta da quelle parti tutto quello che è stato detto in Italia. Allora, la reazione francese dei ministri così prevedibile. Ho letto due o tre articoli francesi, Le Monde, eccetera. Stranamente, non danno in escandescenza, cioè è come se camminassero coi piedi di piombo perché sanno che comunque sono in un terreno minato, come se avessero comunque la coda di paglia, quindi ci vanno anche cauti. Dietro, diciamo, a dei titoli che sembrano un po', diciamo, dice un titolo è Di Maio ulcera la Francia, qualcosa del genere, a dei titoli un po' esagerati, in realtà i contenuti poi sono abbastanza moderati. C'è di più che comunque tutta quell'opposizione in Francia, che è tanta, perché certo, siamo in pieno movimento Gilets Jaunes, tutto il popolo dei Gilets Jaunes è sostenuto dall'80% della popolazione, e beh, tutti loro comunque alcuni hanno detto anche delle cose giuste, cioè nel senso che l'Italia è stata negli ultimi tempi proprio umiliata dalla Francia. Questo mi sembra che l'abbia detto Asselineau, che è il capo di un movimento, uno di quei movimenti sovranisti che ci sono in Francia. Ed effettivamente, come analizzare l'uscita adesso di Di Maio e del governo di questo argomento? Beh, insomma, ultimamente c'è stata un'escalation nella tensione tra i due paesi, perché dopo mesi che la Francia ci dice che siamo vomitevoli, perché dobbiamo, mentre chiude i porti, che dobbiamo accettare, cioè la questione dell'immigrazione comunque ha posto grosse tensioni. Poi c'è stato il caso Fincantieri, che doveva comprare i cantieri navali francesi, praticamente. L'accordo era già fatto e proprio recentemente Francia e Germania sono andate a deferire alla commissione antitrust per dire che questa acquisizione non sta da fare, cioè anche perché
perché stavano già preparando da Mono questo patto, questo patto franco-tedesco che è soprattutto di difesa e militare, quindi non bisognava unirsi con Fincantieri, con l'Italia. Poi c'è stato la farsa e l'umiliazione del 2,04%. Macron ha promesso delle spese di fronte al suo popolo in rivolta, cioè quindi di sforare il 3%. Per Moscovici andava tutto bene, poi c'è stata una finta di un commissario che ha detto no, non va bene, ma poi alla fine è passato tutto e quindi hanno accettato questa cosa. Per l'ennesima volta, per il 10º anno di seguito, più o meno, la Francia sforerà oltre il 3%. Poi c'è stato, venuta come una ghigliottina, la decisione fantasma, che io non ho letto da nessuna parte della BCE, cioè una decisione fantasma della BCE che dice di commissariare Banca Carige. Il governo in corso si è affrettato a fare il decreto per commissariare Banca Carige, che è l'ennesimo comunque attacco al sistema bancario italiano, mentre paesi appunto come la Francia, la Germania hanno una bella galleria di banche pubbliche. E poi c'è stato il patto che stava venendo. Quindi lì il governo avrà deciso di tirare fuori questo argomento, argomento che era da tirare fuori prima e in altro modo, perché io ripeto, non si tira fuori l'argomento per, non so, per dichiarare guerra alla Francia o per isolarci, assolutamente. Si tira fuori l'argomento come si dice, per scrupolo di un'Europa migliore, perché non è normale che noi facciamo finta di fare una moneta unica, perché moneta unica non è, quando in realtà ci sono dei paesi aderenti a questa unione monetaria che violano completamente le regole. Ad esempio, a parte che hanno questa eccezione veramente eclatante, che la Francia può continuare, del protocollo 18, no, dei trattati, che la Francia può continuare a stampare il CFP, quello della Nuova Caledonia e di Wallis e Futuna e della Polinesia. E poi c'è questa cosa in sordina, cioè quella del franco africano non è in sordina, perché ormai i popoli africani, ci sono molti africani che si stanno svegliando, che stanno costituendo delle forze politiche, perché hanno capito l'importanza della moneta per la sovranità e lo sviluppo di un paese e la possibilità anche di poter gestire questa moneta, poterla controllare, fa parte integrante della sovranità. Quindi questo volevo dire. Volevo dire che non se ne vuole parlare, c'è il tabù di parlarne, perché non si vuole affrontare, mutatis mutandis, la situazione dell'euro. E quindi è tabù, la cosa è tabù. Ecco, leggevo i titoli di alcuni. Senti un po', eh? Sì. Allora, abbiamo Il Sole 24 Ore che titola: Perché non è colpa del franco CFA se i migranti sbarcano in Italia? Poi, perché il franco non, africano non penalizza lo sviluppo? Ancora, Repubblica Francia: non esiste una tassa coloniale. Ecco cos'è il franco CFA. Poi c'è Magattin del PD, che dovrò anche incontrare nelle prossime settimane, che dice: il franco CFA è un sistema di cambi fissi. E aspetta che leggo esattamente. Ecco, è un sistema di cambi fissi, non una moneta coloniale. Attacco di Di Battista è una scemenza. Ecco, cosa si può rispondere? Beh, che è una gabbia di cambi fissi, sì, lo è, ma dimentica che c'è questo piccolo dettaglio che sono le riserve valutarie, e non solo le riserve valutarie, cioè per quello che riguarda il franco africano, la zona France-Afrique, ci sono dei patti che sono intervenuti negli anni
che concedono alla Francia, diciamo, il diritto di prelazione sull'acquisto delle materie prime. E assieme a questo, la cosa che veramente fa più paura, congiunto al patto franco-tedesco, è che tutti questi paesi sono tenuti sotto con la presenza di basi militari francesi. Non solo, ma ogni qualvolta che un presidente vuole uscire o fa in modo di uscire o che vuole stampare moneta, poi viene attaccato e subisce un colpo di Stato. L'ultimo caso, che fortunatamente non è morto, è quello della Côte d'Ivoire con Gabon. In quel caso, il caso è un po' diverso. Lui era un sovranista, voleva sicuramente uscire da franco-africano, lo contestava, però alle elezioni fatte sotto l'osservazione dell'ONU e anche dei francesi, ha vinto il suo rivale. Però per pochissimi voti, e lui ha cominciato ad accusare di brogli, e poi sono scoppiate diciamo, delle agitazioni, degli scontri, e c'è stato anche una specie di attentato false flag, nel senso che i francesi hanno accusato lui di atti, attentati che non erano suoi. Dopodiché è stato imprigionato, portato all'Aia, dove è ancora lì in attesa di giudizio. Ma sempre di più viene fuori l'evidenza. Questo è l'ultimo, cioè neanche l'ultimo, ci sono sempre dei casi, cioè lì è sempre in ebollizione l'Africa, perché questa situazione non è, diciamo, così sopportabile. Ma perché rimane in piedi questa situazione? Perché tutti i dirigenti che arrivano al potere lì sono massicciamente, pesantemente corrotti dalla Francia. E poi non solo, oltre al diritto di prelazione sulle materie prime, eccetera, eccetera, la Francia ha la gestione, il monopolio di tutto il cosiddetto aiuto allo sviluppo. E l'aiuto allo sviluppo è un tesoro immenso, cioè sono tanti, sono miliardi, e che gestisce lei, cioè che gestiscono le sue banche o i suoi, ad esempio, c'ha un'agenzia che si chiama Agenzia Francese dello Sviluppo, che potrebbe essere come un'agenzia dipendente da noi, come dal Ministero dello Sviluppo Economico. Loro hanno questo AFD, che è una vera e propria istituzione finanziaria, una banca, che finanzia tutti i progetti in quei paesi, quindi sempre a vantaggio comunque della Francia. La filiale è Proparco, si chiama Proparco, è una filiale che invece finanzia tutti i progetti privati di quei paesi, sempre a vantaggio, sempre diciamo, in collaborazione con banche francesi o franco-private o a società private come BNP o Société Générale o Suez, che adesso si chiama ENGIE, eccetera, eccetera. Hanno dei grossi progetti di costruzione di centrali solari, cioè cose così, sempre però a vantaggio di chi costruisce. Perché se casomai un paese volesse uscire da questo, cioè vuole uscire da questa gabbia, la Francia gli addebita una fattura enorme di tutte le infrastrutture che lei avrebbe fatto lì, cioè gli fa pagare tutto. È per questo che vabbè, è difficile uscire, ma comunque alcuni paesi sono uscite, beh, subito dopo appunto la Seconda Guerra Mondiale, e poi, se non sbaglio, il Madagascar deve essere uscito, ma non conosco, diciamo, la storia individuale di ogni singolo paese, però il Madagascar penso che era uscito. Leggevo anche, io avevo sentito anche lo stesso Conarena, aveva parlato a questa trasmissione di Rai 2 qualche mese fa, cioè che spiegava anche il meccanismo degli aiuti, cioè gli aiuti che sono per l'Africa che per metà finiscono in Francia, è così?
Ma questa cosa io non, cioè, non è che non la so bene. Sì. Gli aiuti allo sviluppo sono quelli di cui ti ho parlato adesso, cioè l'AFD, l'Agence Française de Développement, ma fondamentalmente per ogni CFA che arriva lì, sì, effettivamente sì, perché lì, visto che vige il CFA, se c'è, diciamo, una somma in dollari, un euro che deve arrivare lì, la Francia trattiene quella somma e trasforma quella somma in CFA, qualcosa del genere. Quindi è tutta un'economia poi un'economia che poi ritorna a chi emette quella moneta e a chi aiuta, tra virgolette, perché l'aiuto è sempre comunque un credito, quei paesi. E di sicuro per quel meccanismo che ho spiegato prima, il 20%, cioè in realtà adesso come adesso, praticamente l'80 o quasi il 100% delle riserve valutarie va alla Francia, al tesoro francese, il quale tesoro francese, contrariamente al nostro tesoro, che io sappia, e poi magari ci sono cose che non so, il loro tesoro francese è una banca, funge da banca perché ha dei conti, ha questi conti, cioè è il tesoro che ha i conti delle riserve, cioè che ha i conti delle BC, delle banche centrali di quelle tre zone. Non è la Banque de France, è il tesoro, quindi vuol dire che il tesoro funge da banca. E quindi immagino che lui abbia voluto dire che per quel meccanismo delle riserve valutarie che devono stare nei conti d'operazione, per ogni franco africano che arriva in quei paesi, un tot deve stare un tot che ti dico deve arrivare fino minimo il 20%. Poi in realtà è di più, perché quando arriva al 20% scatta la clausola di rastrellamento. E i CFA possono essere trasformati, cioè quando arrivi a sotto il 20% della riserva valutaria di un determinato paese, scatta la clausola di rastrellamento e in cambio la Francia accorda altri CFA che danno diritto a quel paese di indebitarsi in diritti speciali di prelievo, cioè in quei crediti usuranti e con le conditionalities, con le condizioni del Fondo Monetario Internazionale. Quindi c'è come un triunvirato, c'è cioè un triangolo tra la Francia, le BC di quelle zone e il Fondo Monetario Internazionale. Si è detto, no, in queste ore, che questi paesi comunque hanno scelto liberamente, no, di abbracciare questo franco coloniale. C'è una libera scelta e quindi non è la Francia, no, così, la stessa, diciamo, cattivona che li ha obbligati per forza. Molti ironizzano ovviamente su questa libertà. Tu che ci dici? Beh, guarda, le cose sono sempre, diciamo, né nere né bianche. Praticamente è vero che subiscono dei colpi di Stato quando qualche presidente vuole uscire. E molti presidenti che vorrebbero magari fare l'economia del loro paese, praticamente hanno paura poi di essere uccisi. Ma è anche vero che c'è come un fenomeno di sindrome di Stoccolma, cioè come un fenomeno da parte degli africani che sono, perché appunto è l'oggetto di il risultato di manipolazione di massa come subiamo noi tra l'altro, che alla fine credono, magari non la fanno da soli, e non solo, questa sindrome la si vede dal fatto che loro potrebbero depositare presso il tesoro francese solo il 50% delle riserve valutarie e utilizzare le altre, mentre depositano l'80 o il 100%. Ma poi vai tu a sapere lì che cosa succede. Secondo me succede
quella cosa che si chiama corruzione presso i dirigenti, cioè arriva poi a dirigere il paese chi da quel punto di vista ha dato alcune queste diciamo garanzie di poi servire lealmente la Francia. Però attenzione, perché questo sistema qua, cioè io è da 10 anni che parlo della Francia, io vedo dei terribili, diciamo, paragoni. Come dimenticare, ad esempio, che cioè, poca gente lo sa, però che ad esempio Monti e Bassanini hanno fatto parte del comitato com'era? Comitato di liberazione della crescita dell'economia della Francia, che era un comitato, una commissione che poi cioè, era annoverata tra i documenti del Senato della Repubblica. Cioè, loro hanno lavorato per la liberazione della crescita francese. Ma proprio questa è una cosa ufficiale. Quindi è come quando Conte poi ho sentito dire che Conte dice no, non bisogna, noi non, attac non bisogna attaccare la Francia, non so che cosa ha detto esattamente, però c'è proprio una paura fottuta perché ci devono essere, prima di tutto la Francia ha l'arma nucleare, ma poi lì dei, come si dice, secondo me circoli del potere francese stanno veramente straripando, cioè nel senso stanno veramente oltrepassando il limite. Abbiamo veramente molte notizie che dovrebbero preoccuparci, come quando abbiamo saputo che cos'erano, dei gendarmi, dei poliziotti sono stati trovati nei boschi italiani che hanno fermato delle persone con la Val d'Aosta, adesso non mi ricordo più dove, ma che hanno fermato delle persone che passeggiavano col cane, che si sono visti con il fucile spianato e minacciati. Come quando quella volta, sempre quella notizia che ho seguito, che ho descritto io, di quel peschereccio affermato dai doganieri francesi in un posto del mare italiano, perché per i francesi quel patto di Caen firmato da Gentiloni e da Fabius era già in vigore. Capito? Quando in realtà non era stato ancora, e non lo sarà, spero, con questo governo, non lo dovrebbe essere, ratificato dal Parlamento. C'è veramente. Poi negli anni ho anche analizzato il fatto che praticamente tutte le municipalizzate, le ATO idriche italiane sono state spartite tra due grosse multinazionali francesi, Veolia o Suez. E questo è un fatto che io ho rilevato non perché mi sono analizzata tutte le ATO italiane, ma perché è stato ritrovato questo fatto, questa intesa sui prezzi, abuso di posizione dominante e spartizione del mercato dell'acqua pubblica da una sentenza, da una decisione dell'Authority dell'antitrust italiano. Infatti avevano ricevuto una multa che poi è stata, era Suez che aveva ricevuto una multa che poi è stata annullata dal TAR del Lazio, per dirti. O come potremmo parlare anche di Acea, non potremo mai recuperare, diciamo, governare la nostra città Roma se non recupereremo completamente Acea. Acea deve essere pubblica, non deve essere, cioè non deve appartenere anche ai francesi, cioè, o a Caltagirone. Cioè, quindi deve essere la gestione dell'acqua, del gas, soprattutto dell'acqua, parliamo di Roma, ad esempio, dell'acqua, dei trasporti, così deve essere pubblica. Perché è impossibile che una città come Roma, che controlla il 51% di Acea, che è praticamente una multinazionale, sia sempre, cioè, abbia sempre problemi finanziari e abbia le strade con i buchi. Quindi lui, cioè, lì bisogna fare
bisogna fare un po', bisogna tornare a una sana politica sociale e pubblica. Pubblica, cioè di gestione della cosa pubblica, in modo pubblico e trasparente. Volevo chiederti nella parte finale di questo intervento, siccome tu avevi tradotto quello che era un po' il manifesto dei gilet gialli, no? Anche lì sei stata, come spesso ti è capitato, no? Quando hai anticipato delle cose, poi sei stata o copiata o comunque no, le tue cose vengono spesso riprese da altri. Tu cioè, sei stata l'unica così con chiarezza hai tradotto quel manifesto e quindi ti chiedo che idea ti sei fatta, quindi ti faccio uscire un po', no, dall'esperta monetaria, che idea ti sei fatta anche in campo, no, monetario o comunque economico di questo loro manifesto, di quella che è stata la protesta, che è la protesta dei gilet gialli francesi? Guarda, fai bene a chiedermelo perché c'è molta disinformazione sui gilet gialli. Sì, c'è stato prima un primo manifesto, poi un secondo e mi ricordo soprattutto il secondo, che era in una quarantina di punti e tra i punti c'era anche la cancellazione del debito pubblico, l'abrogazione del CFA. La fine del saccheggio dell'Africa, qualcosa del genere, più attenzione alle piccole e medie imprese, il divieto di, non so, delle grandi, come si chiamano, delle mall, delle grandi centri commerciali vicino, dentro le città, adesso non mi ricordo bene, dovrei riprendere il documento. E dicono anche uscita dall'euro. Comunque è un manifesto che potremmo adottare tranquillamente anche noi, perché si vede che proprio è una protesta ed è una volontà di ridare il potere al popolo, cioè proprio alla gente. Ed è anche un colpo, cioè una rabbia contro questa elite, diciamo il governo francese, che è troppo per i francesi, troppo globalista, e poi anche una critica forte all'Europa, che ormai questa Europa è vista e sentita da molti popoli europei come il megafono della finanza internazionale, punto e basta. E poi anche l'austerity, cioè che ha cominciato adesso, praticamente forse da massimo da una decina di anni in Francia, mentre noi è cominciato prima, cioè nel senso che i francesi hanno visto tutto il loro sistema sociale, che è sempre stato molto avanzato, però dopo Mitterrand, piano piano è stato rosicchiato, e soprattutto hanno avuto quello che noi abbiamo avuto già da 30 anni, la semi-privatizzazione delle grandi, semi, dico semi perché privatizzazioni complete no, delle grandi aziende francesi che si occupano di acqua, di gas, elettricità, di tutti quei servizi di tutti i giorni di cui la gente ha bisogno, e quindi con un aumento dei prezzi. No? Quindi niente, volevo dirti anche questo, che i gilet gialli bisogna che passi proprio l'informazione, che vabbè che ci sono stati alcuni che io non so se si sono introdotti o black bloc, cosa che hanno sfasciato macchine e negozi, però la maggior parte sono persone normali che manifestano e che hanno subito delle repressioni violente. C'è una polemica in Francia in corso su alcune azioni dei poliziotti, perché ci sono migliaia di mutilati, di feriti,
una dozzina di morti e centinaia, adesso non so quanti, però non so se sono centinaia di feriti, migliaia di arrestati o viceversa, però molti arrestati, schedati, eccetera. E molta, molta censura, molta repressione e molta censura. E anche praticamente il disaccordo completo e totale da parte della maggioranza nei confronti di questo patto franco-tedesco. Praticamente questi due presidenti fanno un atto fortissimo in un momento in cui hanno la popolarità al più basso, non hanno nessun sostegno da parte del popolo e stanno per essere, diciamo, accantonati dalla storia, perché poi con le prossime elezioni europee dovrebbero comunque ridimensionarsi tutti. Bene, io Nicoletta ti ringrazio molto di aver fatto chiarezza, di averci spiegato benissimo sia quest'ultimo aspetto che quello del franco coloniale. E invece a livello di euro, e con questo chiudiamo, che cosa ti aspetti nei prossimi mesi? Se già ci sono state queste dal Fondo Monetario, no? Si è detto che l'Italia rappresenta un rischio addirittura per, diciamo, il sistema economico internazionale. Che c'è si sta muovendo qualcosa secondo te attorno anche all'Italia? Non so se si sta muovendo qualcosa, ma rappresenta un rischio perché è un governo sovranista, cioè che poi non è così sovranista, però un governo che dice certe cose, che vorrebbe non chinare la testa come ha sempre chinato l'Italia, ma un po' rialzarla, che poi secondo me con un 2,04% di deficit su PIL è come chinare la testa, e potrebbe forse essere un rischio, sì, ma per i soliti rentier, quelli che chiamo i rentier, no? I creditori, perché l'Italia, bisogna sapere che il mercato dei titoli italiani e il mercato italiano, cioè in genere, è stato una manna ed è ancora tuttora una manna. Così adesso mentre parliamo ci sono le aziende francesi che stanno prendendo, io non dico neanche comprando, ma prendendo a man bassa di tutto e di più in questo paese. Quindi i grossi azionisti, i grossi creditori, i grossi banchieri, eccetera, temono che l'Italia possa diciamo scrollarsi di dosso il giogo, e per farlo bisogna comunque prima di tutto liberare le nostre menti, cosa che diciamo l'italiano medio non è ancora pronto a fare, e quindi temono molto questa cosa qua. Ma perché? Perché noi siamo stati e siamo tuttora una manna, cioè c'è gente che si è arricchita, è diventata miliardaria con i traffici dei nostri titoli, quindi, cioè, nella finanza. Questa è una cosa risaputa, perché abbiamo sempre pagato. Abbiamo sempre, cioè, i nostri titoli sono sempre, con lo spread poi soprattutto, sono sempre stati più remunerativi di altri. Nicoletta, grazie davvero di essere ritornata qui con noi e a presto. Ciao, ciao a tutti, grazie a te. Ciao, a presto, ciao. A presto.